Ciao a tutti, nuovo video. Adesso voglio parlarvi delle brutte scoperte di questo inizio anno. Vi avevo già parlato qualche giorno fa delle belle scoperte, dei prodotti che avevo iniziato a usare, che mi avevano colpito piacevolmente, entrando veramente tra i preferiti, perché comunque mi danno un buon risultato, mi piacciono molto, li uso quotidianamente o quasi, e veramente sono entrati proprio nei miei prodotti top. Però in questi giorni ho iniziato a usare anche altri prodotti e altri non mi hanno così piacevolmente sorpresa, anzi sono state delle delusioni. Quelli che mi hanno piacevolmente sorpresa però superano le delusioni e quindi sono contenta. A parte un paio di prodotti, negli altri non riponevo chissà che speranze, quindi non sono stata non sono state proprio delle fregature colossali. Voglio farveli vedere comunque e voglio parlarmene perché nella descrizione dell'altro video avevo detto che comunque sarebbero arrivate anche le brutte sorprese, quindi sono qua e ve le faccio vedere. Allora, prima brutta sorpresa, questi due, i due balsami labbra di Bottega Verde. Allora, di questo ho la confezione perché il burro cacao ce l'ho al lavoro e invece di quest'altro ho il barattolino, insomma, il prodotto, ma la scatola non so dove l'ho messa. Comunque, non mi piacciono, non mi piace né uno né l'altro. Questo l'ho messo anche adesso per fare i video e non mi piace. A parte la profumazione, che di questa non mi piace, no, non assolutamente, non lo so, non è una profumazione che fa per me, diciamo, soprattutto per un balsamo labbra, perché un po' si sente. E poi ho anche l'impressione che abbia un sapore un po' amarognolo, non è totalmente in sapore, lo sento un po' e la cosa non mi piace particolarmente. Rimane un po' oleoso, come anche questo al karité. Rimane oleoso e secondo me rimane in superficie, non va a idratare le labbra, non è il mio balsamo, il burro labbra, insomma, burro cacao vivi verde, non mi dà quell'idratazione, non mi lascia le labbra belle morbide, belle idratate. Questo me le unge leggermente, mi rimane per un po', sulle labbra, poi sparisce, quando sparisce mi lascia le labbra asciutte, 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 quindi non idratate e anche un po' secche, quasi che pizzicano. Non ve lo so spiegare bene, però non è una bella sensazione e non è una cosa che mi piace. Quindi io avevo delle buone speranze, buone insomma, non è che pensavo che sarebbero stati il burro cacao della vita, però avendone sentito comunque parlare bene, pensavo che mi sarebbero piaciuti di più. Invece, veramente non mi piace né uno né l'altro. Questi forse sono quei prodotti che usati ogni tanto non sembrano neanche chissà che male. Però, se li usate costantemente e avete come me problemi di labbra secche, è una disgrazia. Io quando testo un balsamo labbra, un burro cacao, insomma un qualunque prodotto idratante per le labbra, come per il viso piuttosto che per le mani, cerco di usare per un periodo solo quello. Perché è normale che se io la mattina uso questo, poi dopo 2 ore già metto un'altra cosa e poi magari lo metto il giorno dopo, non mi posso rendere conto perché può essere l'altro prodotto che uso o gli altri prodotti che uso a dare comunque una buona idratazione e a salvare in un certo senso il prodotto che avevo usato prima. Io cerco di usare sempre un prodotto e ho usato da solo sia questo qui al karité e sia con uno sia con l'altro no, forse un po' meglio questo, però comunque no, tutti e due per me non vanno bene. Li userò magari mentre mi trucco, giusto per idratare le labbra un po' e poi quando ho finito di truccarmi applicherò un'altra cosa, ma non li riacquisterò. Fortunatamente li ho acquistati a 3 euro scontati, certo non li avrei pagati 7 euro e qualcosa come costano, quello proprio assolutamente no, anche perché 8 euro quasi di un burro cacao, secondo me è una follia. A meno che non sia una cosa, non lo so, particolare, proprio innovativa al massimo, però insomma è un po' difficile. I balsami labbra che comunque si trovano tranquillamente su un paio d'euro, ce ne sono veramente tanti, secondo me conviene provare quelli. Un altro prodotto labbra che è stato veramente una delusione, in questo riponevo più speranze,
è questo piccolino che avevo fatto vedere nel video di Santa Lucia. Questo me l'ha preso mia mamma, appunto tra i regalini di Santa Lucia, e è questo prodotto qui in questo barattolino delizioso. Questo è della linea Biotai, che è una linea qui di Rimini, e io veramente avevo tante speranze per questo prodotto. Non mi piace, non mi piace perché non mi idrata neanche questo, mi rimane in superficie, un po' come quello Biovera, che non mi idratava per niente le labbra. Ha una profumazione di rosmarino. Sì, è una, a me sembra, ricorda molto il rosmarino. È proprio una profumazione così. Mi ricorda anche il Moa si chiama, quel balsamo struccante mille usi che si può usare comunque per tante cose. Me lo ricorda sia come consistenza sia come profumazione. Questo però sa leggermente più di rosmarino. Non mi idrata abbastanza. Questo lo sto usando al mattino quando mi sveglio, lo applico sulle labbra e poi quando ho finito di truccarmi lo tampono e vado a mettere un altro prodotto prima di uscire. È un peccato perché comunque avrei preferito usarlo magari per la notte, ma io l'ho usato la notte due volte e mi sono svegliata la mattina che avevo le labbra secchissime, ma no, non belle idratate, erano proprio secche, 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 quindi assolutamente per me non basta sulle labbra, insomma, per qualche ora, proprio no. È un peccato, molto un peccato, questo proprio mi dispiace. L'altro prodotto invece, che è stata una sorpresa negativa, che però anche in questo non riponevo chissà che speranze, ma conto di usarlo anche diversamente, per il momento ve lo dico come una sorpresa un po' così, però spero di riuscire a usarlo, è il mascara Sephora, questo Lotra Jose o qualcosa del genere, che ho preso in grigio. Questo ho sbagliato io l'ho preso perché era scontato 7,50 euro nella versione grigia. Il grigio è questo qui. Oh ragazze, io non ce la faccio, cioè non è, per me è immettibile. L'ho messo una mattina, non è che vi sto bocciando il prodotto in quanto mascara che non fa il suo effetto, è il colore. Io pensavo fosse un grigio scuro, di riuscire a metterlo, è un grigio, avete visto, un grigio topo, topo chiaro, non con topo scuro, e quindi me lo sono visto sugli occhi e sono rimasta sconvolta, ho dovuto metterci sopra un po' di mascara nero. Proverò a fare delle prove magari con dei trucchi, non lo so, cercare di fare qualcosa. Ditemi anche voi se sapete come potrei usarlo, perché veramente vedermi gli occhi con questo grigio, un colpo. Non vi sto dicendo che è un mascara che non fa il suo lavoro, io non sono neanche riuscita a applicarlo bene e capire com'era la resa, perché quella mattina mi è venuto veramente un colpo. Quindi brutta sorpresa, perché speravo fosse un grigio scuro utilizzabile, invece è un grigio che non so che cosa farne. Fatemi sapere se avete delle idee. Ultimo prodotto, sorpresa negativa, ma anche per questo spero di trovare un uso alternativo, è lei, la maschera balsamica ristrutturante di Bioficina Toscana. Avevo il dubbio per questo prodotto perché ho sentito che tante che hanno amato o amano il balsamo concentrato attivo con questo non si trovano bene. Anche Chiara, che era 83, l'ha odiata e l'aveva detto, insomma, in un video, forse anche più di uno. Io, siccome lei appunto si era trovata bene col balsamo concentrato attivo, avevo un po' paura perché anch'io mi sono trovata bene con il balsamo e quindi probabilmente con questa non mi sarei trovata bene. Anche altre ragazze avevo sentito, avevano detto la stessa cosa e anch'io devo confermarla. Ma questo prodotto non piace, non mi piace a parte la profumazione, perché è balsamica, è forte, cioè a me addirittura sotto la doccia brucia gli occhi, cioè è una cosa che per me è pazzesca. Però non mi piace neanche sui capelli, non me li districa abbastanza, non me li idrata abbastanza, non lo so, dovrei trovare un modo alternativo per usarla, non so, devo vedere, la userò ovviamente perché la userò, però non mi sta convincendo. Sapete che amo gli altri prodotti di Bioficina Toscana, ma questa per il momento è stata una sorpresa negativa e mi dispiace perché comunque speravo che mi potesse piacere. Fatemi sapere anche di questa se avete dei modi di utilizzo particolari, se anche a voi magari all'inizio non vi era piaciuta e poi vi invece vi è un po' più convinte.
Io non credo che la riacquisterò, però come vedete ne manca poca e quindi magari cambierò anche idea, però per il momento è una sorpresa un po' negativa. Ho voluto farvela vedere comunque subito, proprio perché magari potete dirmi anche voi la vostra opinione e magari riesco a non odiarla, diciamo così. Direi che queste sono le mie sorprese negative per i primi giorni dell'anno, quindi per questo primo periodo niente di tragico, appunto, perché il balsamo labbra non è che speravo chissà che cosa, la maschera spero di riuscire insomma a utilizzarla, ma comunque me l'aspettavo, e il mascara Sephora insomma ho sbagliato un po' io per il colore. L'unico che proprio è stata una delusione direi il burro labbra, quello nel barattolino piccolino. Fatemi sapere voi se avete dei prodotti che avete usato e che vi hanno deluso. Ci vediamo al prossimo video e grazie come sempre per aver guardato questo. Un bacio grande, vado, ciao!